prepartita, si aspetta Castenaso, una partita diciamo di campionato che poi attende un trittico, 6 partite in 20 giorni, sarà veramente un tour de force. Sarà un mese impegnativo, come abbiamo detto, sia novembre che dicembre. Adesso abbiamo sabato Bologna, pensiamo a questa, una squadra giovane che corre tanto, che ha voglia di fare bene, un allenatore esperto, quindi comunque dobbiamo affrontarla con la massima concentrazione, anche perché vogliamo continuare a lavorare, crescere in vista del periodo impegnativo che abbiamo da qua a Natale. Chi dice che potresti fare turnover, cosa risponde? Che è una possibilità, è chiaro che queste partite servono anche per dare minuti a chi ne ha avuti un pochettino meno, quindi può essere, vediamo, adesso valuteremo le condizioni sabato prima della partita e sicuramente farò ruotare comunque tutti. Dopo le 2 partite di Challenge Cup si giocherà il martedì in infrasettimanale Imola, forse la partita più importante di questo girone d'andata. Un commento su questo calendario che veramente è fittissimo di impegni. Io preferisco così piuttosto che fare una partita ogni 2 settimane, sinceramente, perché ti spezza troppo il ritmo. Poi è chiaro che questi periodi per chi gioca le coppe sono una normalità, capi non l'ha mai fatto, ma è abbastanza usuale. È ovvio che dopo il doppio impegno di coppa, trovarci subito Imola là da loro il martedì sicuramente è un piccolo vantaggio per loro. I numeri lo dicono, che sono la squadra da battere al momento, e noi ce la metteremo tutta sicuramente per batterli, abbiamo le qualità e le possibilità per farlo. Loro si sa che sono una squadra che gioca pallamano, hanno ottime qualità tecniche, in casa si trasformano, diventano sempre una squadra molto ostica, quindi lo affronteremo anche quella con la massima serietà.